momento di riflessione contro la violenza alle donne. L'uomo non può non amare la donna che è mamma, è sposa e figlia. No alla violenza. Un messaggio, un appello che viene lanciato da ragazzi che frequentano la scuola media a Mendola di Sarno. Più che essere una denuncia, secondo me è un percorso di consapevolizzazione per la scuola, per le nuove generazioni, verso problematiche che spesso vengono camuffate o spiegate in maniera ambigua. Noi abbiamo cercato soprattutto di sollevare tra i ragazzi uno spirito critico, analitico e soprattutto di coinvolgere le famiglie, perché in una realtà come la nostra, depressa, chiusa, certe violenze che poi sono derivate anche da un malcostume sono per lo più casalinghe, sono taciute come una vergogna e invece probabilmente sia gli uomini che le donne hanno bisogno di un grande aiuto e che dalla scuola venga questo aiuto. Noi possiamo sapere, possiamo conoscere, possiamo seguire, c'è bisogno di dare, di avere una maggiore responsabilità, una maggiore attenzione nei confronti appunto del mondo femminile. Noi siamo sempre per la pari opportunità, cioè noi abbiamo sempre detto che non ci sono differenze tra uomini e donne, insomma. Desiderio di comunicare all'uomo questa grande ricchezza interiore, c'è bisogno soltanto di rendere questa cultura più tenera. Viva le donne, cerchiamo di... la donna è una forza, cioè la qualità femminile, io sono contrario alle quote rosa, però in questo momento storico è necessario parlare di quote rosa.